In strada con Punto Radio. L'attualità raccontata in diretta con i protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro. Ed ecco un nuovo appuntamento con In Strada con Punto Radio, i temi che riguardano il lavoro, il sociale e non solo. Carlo Palotti in linea con noi, ci racconta tutto da, credo, Latignano. Pronto? Sì, buonasera a tutti voi da Latignano. Siamo, per la precisione, in via Piccina e presso la sede, l'area logistica della Misericordia di Latignano, qua dove l'associazione La Rosa Amara PS ha da poco, oggi, inaugura il Semidiversi, che è un orto didattico sociale, che è un'attività bellissima, ma che intanto ci introdurrà chi? Elena Meucci, la presidente della Rosa Amara PS, che è qua presente, e ve la passo subito in diretta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Elena, vi saluto, ciao. Allora, inauguriamo oggi questo orto didattico sociale che nasce da un progetto che abbiamo avviato nel 2021, vero? Con la ASL, quindi in convenzione con la Società della Salute Pisana. Abbiamo sperimentato in questi mesi il lavoro dei ragazzi disabili con i bambini delle scuole elementari qui a Latignano e, visto che questa sperimentazione ha funzionato molto bene, abbiamo avviato un vero orto didattico sociale, quindi sarà un orto didattico aperto alle scuole dove parteciperanno attivamente i ragazzi con problemi di salute mentale e di disabilità. Intervengo subito perché ad Elena Meucci devo chiedere perché c'è la Rosa Amara di mezzo a questo progetto, perché no, dice un orto sociale aperto alle scuole, ma perché la Rosa Amara e non qualche altro istituto, qualche altro ente? Semplicemente perché l'idea è nata da noi che lavoriamo con la disabilità e la salute mentale da tanto tempo, facevamo già agricoltura sociale e la Misericordia ci ha accolto in questo suo nuovo spazio e abbiamo preso la palla al balzo praticamente facendo questo tentativo con i bambini che sono stati fantastici e mai come in questo momento in cui si parla tanto di salute mentale, per noi è fondamentale dare un messaggio che vada in contrapposizione a quello che alcuni stanno cercando di dare sulla riapertura anche dei manicomi, no? Noi vogliamo invece passare il messaggio che si può fare riabilitazione e che i ragazzi possono trovare una strada. Sì, perché è così, continuo l'intervista a Elena Meucci, lei che è presidente, poi passeremo a parlare invece con lo psicologo Andrea Galleschi, che è qua in presenza, che ci racconterà nello specifico l'esperienza dell'orto didattico, anche su che cos'è l'orto didattico. A Elena Meucci invece voglio, così facciamo presente ai nostri radioascoltatori, qual è l'esperienza della Rosa Amara sul territorio cascinese, ad esempio con la bellissima esperienza della Casa Rosa, che non mi ricordo dov'è che è, a Marcianella, nell'ampio territorio cascinese. Marcianella, la Casa Rosa ha un'esperienza di autonomia per i pazienti psichiatrici. Sì, allora anche questo vi ringrazio perché l'avete pubblicizzato tantissimo, l'avete promosso tanto, è un progetto che è iniziato prima del Covid tra l'altro, nel 2019, è un progetto di autonomia dedicato ai ragazzi con disabilità psichiche di vario tipo, in cui una volta al mese i ragazzi possono condividere un'esperienza di vita tra virgolette normale, la più normale possibile per loro, quindi dormire insieme, cucinare, andare a fare la spesa e intanto fare un'esperienza che si presuppone vada incontro a quella che passerà la loro vita in autonomia fuori dalla famiglia. Allora, siccome siamo con il telefono, ce lo stiamo passando, Luca, se vuoi fare una domanda, fai pure a Elena. No, più che altro diventa praticamente sì un orto didattico e quant'altro, coltivate tutto quello che c'è possibile da coltivare e tutto questo diventa anche di dominio pubblico, cioè tutti possono godere di questo? Sì, 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 tutti possono accedere, daremo i prodotti in donazione, chi vorrà lasciare un'offerta lascerà un'offerta, ma questo sarà comunque come quello che abbiamo in realtà a Marcianella dietro la casa di Nonno Gino, sarà uno spazio dove le persone di paese potranno venire, prendere dei prodotti, aiutarci anche nella coltivazione perché ci sono persone anziane. No, subito, non abusate, non dovete prendere solamente ma anche dare, perché se no, cioè, è vero. Non solo prendere. È vero. Quindi sì, a noi Latignano piace molto perché come tutte le comunità piccole è molto unita e molto bella. Allora, ricordiamo precisamente dove si trova il posto. Allora, si trova in fondo a Via Piccina,
andando verso Villa Maia. Sì. Sulla destra ci sono i campi, sulla sinistra c'è il nuovo, la nuova area logistica della Misericordia di Latignano. È lì. È ben visibile perché ci sono le bandiere, insomma ci sono tutte, poi ci sono i campi davanti. Che era in realizzazione poco tempo fa, fino all'anno scorso, ora è praticamente terminato e voi gli avete praticamente sequestrato un pezzo di terra. Gli abbiamo sequestrato un pezzo, sì. E ho visto, abbiamo gentilmente sequestrato un pezzo per una buona causa. Per una buona causa. Sì. Questo progetto nato con la Società della Salute, eccetera, voi non siete nuovi a questa tipologia di progetti, ricordo anche quello che fate lì a Marcianella, qui anche la Regione Toscana ha dato il suo riconoscimento, sì. Sì, se non sbaglio. Sì. E questo progetto chi coinvolgerà? Questo progetto coinvolgerà i bambini delle scuole, la comunità in generale qui a Latignano, perché già in questo periodo comunque sono venuti a trovarci degli anziani qua di paese. Gli esperti dell'orto. Gli esperti dell'orto, sì, sì, infatti noi non siamo espertissimi, però ci diamo da fare e accogliamo tutti i consigli possibili. E, i ragazzi in carico alla salute mentale e alla disabilità sul territorio pisano. Quindi zappa e vanga. Zappa e vanga, a tutti la diamo, a chiunque si avvicina. E non è una minaccia. Aspetta, ciao Luca, ti passo Carlo. Perfetto, sì, perché allora al solito, ricordiamo sempre, siamo con un telefono, quindi non sentiamo gli interventi da studio, però ho qui al mio fianco uno psicologo che è referente del progetto orto sociale qua, temi diversi della Rosa Mara, presso la sede, il centro insomma di smistamento qua della Misericordia di Latignano, Andrea Galleschi. Con lui passo passo ci addentreremo in quello che è l'orto sociale, così ci sporchiamo un po' di aria, ma io mi sono portato le scarpe apposta per poter andare anche nel fango, non so, Andrea c'ha le scarpe normali, però andiamo, ci avviciniamo all'orto e così ci racconta lui in diretta che cosa è. Intanto io partirei con questo, Andrea, cos'è un orto didattico e perché proporlo come attività sia per i pazienti che per la comunità tutta, diciamo. Un orto didattico sociale è uno spazio dove si possono fare esperienze innanzitutto. Praticamente i nostri pazienti, i nostri ragazzi, quelli che è la nostra utenza, può sperimentarsi in una forma diversa da quella che diciamo della quale si sperimenta quotidianamente, perché qui può avere un progetto dove con vari obiettivi condivisi si arriva a un risultato che è tangibile. Si parte da un seme e poi si passa alla raccolta delle verdure. E lo proponiamo alle scuole perché, per due motivi. Uno, perché facciamo un progetto che ai bambini può servire in quanto educazione alla natura, e due, facciamo un progetto di integrazione sociale dove appunto i bambini si iniziano a confrontare con quella che viene chiamata una diversità neurofunzionale, una diversità motoria. È un fatto qui difficile, perché poi okay. Spiegala bene che cos'è una diversità neurofunzionale. Un modo diverso di funzionare dal punto di vista cerebrale, ma diciamo che chiamiamola disabilità. Semplicemente disabilità. Disabilità. E nelle sue varie forme, nelle sue varie espressioni, in senso buono del termine. Sì, sì, assolutamente. Noi siamo, diciamo, ora le diagnosi ci servono, ma noi siamo contro la diagnosi categoriale. Noi dobbiamo osservare la disabilità come funziona, e a noi interessa solo quello. Quindi sostanzialmente non valutiamo neanche disabilità e disabilità, noi valutiamo un funzionamento e da lì partiamo con i nostri progetti. Questo orto botanico quando entrerà realmente in funzione? Questo orto didattico è già in funzione? È già in funzione con il progetto sperimentale che è partito appunto con i bambini delle scuole elementari di Latignano e sarà poi attivo a tutti dalla prossima stagione. Quindi la prossima stagione scolastica riguarderà i bambini di Latignano o in generale i bambini delle scuole del territorio? Riguarderà tutti i bambini che vorranno fare sperimentazione, quindi tutte le scuole in realtà che accetteranno di partecipare al nostro progetto. E visto che avete già iniziato la sperimentazione, si possono già dare
dei dati, dei risultati che avete già evidenziato, visto, che sono emersi da questa prima sperimentazione? Sì, allora sicuramente quello che ci ha colpito è la curiosità dei bambini, che all'inizio era diffidenza e poi è diventata curiosità. Quindi diciamo, ieri abbiamo avuto l'ultima classe della settimana e abbiamo visto bambini che si erano stupiti di quanto fossero cresciute le piante, di quanto fossero diciamo, affezionati ai nostri ragazzi, alle persone con le quali hanno lavorato costantemente per i risultati. E quindi secondo noi questo è chiaramente il primo grande risultato, perché poi alla fine quello che noi vogliamo è smuovere curiosità. Chi volesse entrare in contatto con questa progettualità, al di là che poi, chiaramente essendo bambini, si spera, insomma, e tutti vadano a scuola e quindi il contatto c'è anche attraverso le scuole, ma chi volesse conoscere questa realtà, come chi deve, cosa deve, chi deve contattare? Allora, noi abbiamo i nostri numeri di telefono sui nostri social, Instagram e Facebook, e lì c'è il contatto della presidente e abbiamo anche la nostra email. Sì, no, guarda, scusami, interrompo, ce li ho i contatti, sono il 334 34 48 422 e la mail che è APS La Rosa Amara, se non erro, chiocciolagmail.com. Comunque, se basta cercare La Rosa Amara su Facebook o Instagram, insomma, trovate poi tutti i riferimenti. Però per andare anche in conclusione di trasmissione, almeno che non arrivi qualche ospite istituzionale nello specifico dell'amministrazione comunale, dato che siamo presso l'area logistica di Via Piccina della Misericordia di Latignano, non ho il governatore, ma ho un dipendente della Misericordia di Latignano, sempre presente, che è qua in rappresentanza della Misericordia, e a lui devo chiedere, insomma, alla fine avete dato un pezzo di terreno di questa bella area che avete inaugurato da poco, siete felici e perché, insomma, vi siete prestati a questo progetto così interessante. E stiamo parlando, scusate, me lo sono segnato il nome, con Simone Perini, ecco qua. Sì, buonasera a tutti. Niente, poco da dire. Noi quando abbiamo acquistato questo terreno abbiamo deciso di fare questo recupero funzionale per la comunità con degli obiettivi ben specifici per il magazzino che abbiamo costruito, che è di fatto ad ora un magazzino logistico. Abbiamo visto che comunque avevamo una buona parte di terreno da utilizzare. Quindi avendo già rapporti con l'associazione La Rosa Amara, con cui collaboriamo su vari progetti, con partnership e aiuti vari da tanti anni, abbiamo pensato subito a loro per instaurare questa nuova collaborazione che siamo sicuri che è molto importante per la comunità, non solo scolastica, ma anche insomma, in altri ambiti, uno fra cui sarà per la prima volta quest'anno, collaboreremo a dei nuovi campi estivi dedicati ai ragazzi in fascia 6-12 e anche questi verranno ovviamente organizzati e seguiti insieme all'Associazione La Rosa Amara che metterà in campo sia i suoi operatori sia le loro conoscenze. E ovviamente il suo orto sociale che hanno instaurato qui sul nostro terreno. Siamo felici di questa collaborazione e niente, speriamo di creare sempre più servizi per la comunità insieme. Eccoci qua, intanto ringraziamo allora Simone Perini per questo intervento, insomma, che spiega anche la posizione della Misericordia di Latignano, che ricordiamo essere la proprietaria del terreno che è stato dato in concessione alla Rosa Amara APS, che ha messo su già un orto sociale così grande e così bello che da non crederci. Insomma, vedo baccelli piantati che è stagione, pomodori che sono all'inizio sono stati incannati già, poi patate che sono in fiore, insomma vedo tanta verdura, queste patate sempre, sì, eccole lì, poi zucchine, vedo, Non mela fare la spesa, locale, non Carlo, manca adesso. niente, Non fare la spesa ora.
No, non faccio la spesa, no, ma è tutta roba è in nuce, no? Come si dice? Vabbè, le patate inizia ora la stagione. Come? Quella delle patate inizia adesso. Sì, la patata, infatti le patate sono le piante, si vede che sono più avanti e sono già, hanno qualche fiorellino. Poi vedo Ricordiamo sì. Carlo, ricordiamo che l'ha appena accennato che la Rosa Amara a PS insieme alla Misericordia di Latignano organizzeranno questo Latignano Summer Camp presso appunto il polo logistico della Misericordia, orto sociale, laboratorio di arte, musica, sport, lezioni di primo soccorso e attività poi ricreative. Perfetto, ecco, è proprio Latignano Summer Camp, sono proprio quelli che aveva rammentato poco fa Simone Perini. Latignano Summer Camp, Misericordia di Latignano insieme alla Rosa Amara, sono stati citati proprio ora, faccio presente a Simone. Insomma, poi vedo anche erbe officinali, salvia, acetosa, iperico, timo, elicriso, che non so nemmeno cos'è, rosmarino, origano, pepe, insomma, non manca davvero niente e oltretutto una bella serra che insomma potrà servire sicuramente più avanti, intanto per appoggiare alcuni mezzi agricoli da tagliaerba a un piccolo trattorino che serve per lavorare la terra e poi in fondo qua invece, guarda qua che bello, c'è anche un bel pollaio con tanto di casina e qualche pollo per farsi qualche ovino, insomma, per le uova, le galline rimangono lì, è tutto ben recintato, quindi insomma la volpe è tutto, no, non per la volpe, perché qualcuno potrebbe farlo col tegame, no, insomma, addirittura bollito, no, rimangono ricordiamolo lì. Semi diversi è un'attività, è un orto sociale, è un progetto assolutamente che dobbiamo e vogliamo sostenere con forza perché è promosso intanto da un'associazione come la Rosa Amara che fa solo del bene, la Misericordia di Latignano che ha prestato il terreno e poi insomma la finalità è prettamente sociale e didattica, insomma è veramente... Sì. Cioè, ma dobbiamo farlo nostro, insomma, potevamo farlo anche noi, dai, per quanto è bello in Sant'Andrea, va bene, insomma, comunque, allora, vedo non è arrivato ancora nessuno, non so se tu vuoi fare altre domande o andiamo in chiusura. No, andiamo in chiusura, perché ricordiamolo, adesso c'è una vera e propria festa. Sì, ora c'è proprio l'inaugurazione, anche se poi, proprio per motivi legati al meteo. C'è qui un'inaugurazione, una pre-inaugurazione, e poi si sposta in altro luogo per l'inaugurazione ultima, diciamo. Sì, luogo riparato. L'orto e poi si spostano più là, insomma. Benissimo, noi riprendiamo la linea da Carlo Palotti, si trova a Latignano, via Piccini. Dove no, c'è via Piccina, via Piccina, Piccina. Piccina. E la Rosa Amara APS che però ha la propria sede a Marcianella di Marciana. Noi prendiamo la linea da In Strada con Punto Radio. Grazie a Carlo. Ciao, a breve lì. Ciao. In Strada con Punto Radio. L'attualità raccontata in diretta con i protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro.